Quest'oggi noi dobbiamo affrontare quello che si può chiamare la spiritualità dei Vangeli dell'infanzia di Luca, cioè i primi due capitoli. E siccome sono sicurissimo che nessuno di voi li ha mai letti tutti interi, questa mattina li leggeremo, in modo da poter dire, ecco, su questi testi noi fonderemo la nostra riflessione. Prima tuttavia di accedere a questi testi, su cui poi noi faremo l'esegesi, penso che valga la pena leggere quanto il Concilio Vaticano II ha disposto per gli studiosi su come affrontare testi evangelici di una certa difficoltà. Perché? Perché i Vangeli dell'infanzia, che vi piacciono o no, sono testi di alta difficoltà, e poi capirete il perché. Siamo alla linea 25. La Santa Madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù, figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò. Quindi parole e opere, mai sganciate. Per capire questo basta che voi ricordiate il miracolo del paralitico. Gli calano giù il paralitico dal tetto, perché c'era troppa gente e non potevano avvicinarsi. Gesù dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. C'è sempre lì qualche cattolico di avanzo che dice: ma come può un uomo perdonare i peccati? E Gesù risponde: affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, dico a te, alzati e cammina. Quell'azione che noi chiamiamo miracolo conferma le parole, e le parole a loro volta spiegano il significato del miracolo. Ecco perché alla linea 27 si parla di operare e insegnare. Effettivamente operò e insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Gli apostoli poi, dopo l'ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo, illuminati dalla luce dello Spirito di verità, godevano. La resurrezione cambia su loro l'opinione su tanti avvenimenti capitati prima. Ci sono questi avvenimenti vissuti, non sempre ben capiti. C'è la resurrezione, dopo si torna indietro con la memoria e si ricomprendono certe cose. Berlusconi se n'è andato. Niente commenti politici qui dentro, se possibile. Le borse come hanno reagito? Adesso capiamo perché le borse andavano male. Non è tutto, perché non è tutta colpa sua, questo sia ben chiaro, però una parte sì. Ma come si faceva a capire la faccenda? Difficile. Dopo l'avvenimento si capisce il significato dell'avvenimento. È solo un esempio. Gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce. Dunque la prima trasmissione è orale. Solo una parte diventa Bibbia, un'altra parte diventa liturgia, diventa scritta dei padri della Chiesa, diventa presa di posizione del Magistero. Padri, liturgia, magistero sono la tradizione. Ma capite che il testo biblico nasce da questa tradizione, perché in parte è diventata Bibbia, in parte si è trasmessa attraverso questi tre canali. Dunque, gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o già per iscritto, redigendo una sintesi delle altre o spiegandole con riguardo alla situazione delle chiese. Se c'erano problemi nelle comunità,
questi problemi venivano risolti alla luce delle parole e dei fatti di Gesù. Certi altri fatti e parole di Gesù non sono state trasmesse perché non sono state provocate alla memoria dalle situazioni concrete vissute dalla gente. E di questo gli apostoli hanno piena consapevolezza perché Giovanni, o chi per lui, nel quarto Vangelo, proprio alla fine, nella prima conclusione del capitolo 20, dice che molte altre cose fece Gesù, ma non sono state scritte in questo libro. Queste sono state scritte perché voi crediate. Conservando infine il carattere di predicazione, cioè ciò che è interessante è trasmettere la fede, non fare storie. I fatti sono storici, ma il loro primo interesse non è fare storie. Il loro primo interesse è trasmettere attraverso i fatti storici narrati una fede nella persona di Cristo. Conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere. Essi infatti, attingendo sia dalla propria memoria e dai propri ricordi, sia dalla testimonianza di coloro che fin da principio furono testimoni oculari e ministri della parola, scrissero con l'intenzione di farci conoscere la verità degli insegnamenti sui quali siamo stati istruiti. Questo è il quadro, diciamo così, teoretico a livello di metodo, dentro il quale noi ci muoviamo per affrontare i testi che adesso leggeremo. Questi testi, però, prima di ascoltarli o di seguirli nella vostra Bibbia, meritano essere inquadrati un momento. Se vi ricordate, un mese fa, un po' difficile ricordare, ma comunque il tentativo di chiedervelo c'è, noi abbiamo visto il prologo di Luca, dove abbiamo cercato di capire qual è il criterio con cui lui ha steso questi testi. E dice che ha fatto accurate ricerche su ogni circostanza e un resoconto ordinato. Ricerche accurate e resoconto ordinato. E se vi ricordate, abbiamo anche cercato di capire le conseguenze di questa affermazione. Perché? Per il semplice motivo che se noi prendiamo il capitolo terzo, coraggio, proviamo a lavorare con le dita e cerchiamo il capitolo terzo, chi non ha la Bibbia, la memoria, non succede niente, e chi non ce l'ha, il prossimo mese si ricorda di portarla. Se vi ricordate, noi abbiamo fatto questo esempio sul Vangelo di Luca proprio per capire che cosa intende dire Luca e quindi che tipo di conseguenze si possono tirare sempre a livello di ricerca. Allora, Luca ci ha promesso che lui, non ci ha promesso, ci ha garantito che lui ha fatto ricerche accurate e ha fatto un resoconto ordinato. Ora, se voi andate al capitolo 3, versetto 1, voi trovate l'esemplarità di queste ricerche accurate e resoconto ordinato. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea, della Traconitide, Lisania tetrarca della Bilene. Questo vuol dire che chi scrive è ben documentato e ti dice esattamente in quale punto della linea della storia lui incomincia a parlarti. Si tratta del 28 d.C. Quello è il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio. Ora, se voi comparate questo incipit, questo inizio di racconto del capitolo terzo, è esattamente opposto al versetto 5 del primo capitolo. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria. Tempo di Erode vuol dire 36 a.C., 4 a.C., 32 anni. La domanda è, in quale di questi due brani c'è una ricerca accurata e un resoconto ordinato? Nel capitolo terzo. Qui nel capitolo primo, versetto 5, c'è un racconto popolare.
Al tempo del re Erode sono 36 anni di storia. Non si dice quando, non si dice con precisione, non c'è una ricerca accurata. Ora tenete presente che qui, al versetto 5 del primo capitolo, iniziano i Vangeli dell'infanzia. Vogliamo tradurre? Vangeli dell'infanzia sono un'aggiunta a un Vangelo già steso, con ricerche accurate e resoconto ordinato. Su questo testo, frutto di ricerche accurate e fatto con il criterio del resoconto ordinato, sono stati introdotti dentro, prima della pubblicazione finale del testo evangelico, 85 circa dopo Cristo, sono stati inseriti dentro i due capitoli del Vangelo dell'infanzia. Quindi noi ci troviamo qui, con il Vangelo dell'infanzia, di fronte ad un brano lungo, ma che non gode esattamente di queste due caratteristiche. Leggendo Luca, noi ci accorgiamo, proprio dallo stile di Luca, dove c'è la narrazione originale e dove ci sono le aggiunte finali, quelle che hanno completato il Vangelo. I Vangeli dell'infanzia dunque sono tardivi, arrivano per ultimi, mentre la stesura del testo originale di Luca può risalire agli anni 60, la redazione finale con la pubblicazione delle aggiunte avviene 25 anni dopo. Questo vi è chiaro? E quindi non possiamo leggere il Vangelo dell'infanzia cercando nel Vangelo dell'infanzia quella accuratezza che poi troveremo nei testi della vita pubblica di Gesù. Questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza: mentre il Vangelo di Luca nel suo complesso è un Vangelo occidentale, cioè scritto con la mentalità nostra, queste glosse non sono state raffinate dalla mentalità greca di Luca, ma Luca li ha presi, questi testi, queste tradizioni orali, e le ha semplicemente infilate dentro. E quindi queste parti, che noi chiamiamo glosse posteriori, vanno lette con il criterio orientale. Ed infatti, prima della lettura, vorrei ancora farvi notare la fisionomia letteraria del testo. Andate alla linea 54. Voi nella lettura vi accorgerete che il testo è impostato così. Fate conto che sia una specie di dittico, quel tipo di pittura medievale fatta su due tavole che si aprono a quaderno. Da una parte avete le avventure della nascita di Giovanni Battista e dall'altra avete le avventure della nascita di Gesù. Secondo proprio questo schema, siamo alla linea 55. Prima c'è l'annunciazione di Giovanni Battista, poi c'è l'annunciazione della nascita di Gesù. Guardate pure lo schema che vi aiuta. Poi c'è l'incontro delle due madri, la visitazione. Poi c'è il primo canto, la prima preghiera, il Magnificat, detto da Maria Vergine durante la visitazione. Poi c'è la nascita di un eroe e l'imposizione del nome, e poi c'è la nascita e l'imposizione del nome dell'altro eroe. Alla nascita del Battista voi troverete Zaccaria, il papà, che dice il Benedictus. Gli angeli, invece, dicono il Gloria in Excelsis Deo. Poi c'è la presentazione al Tempio, che non c'è nel Battista, dove il vecchio Simeone prega il Nunc Dimittis. Adesso puoi lasciare andare il tuo servo, perché i miei occhi hanno visto la salvezza.
Alla linea 62 vedete che c'è tutto libero, mentre invece andrebbe sotto il Nunc Dimittis, ancora una volta, Gesù al Tempio, dodicenne, che dialoga con i rabbini. Questo è lo schema narrativo. Se voi notate, a quale criterio della stilistica ebraica corrisponde? Parlo con i vecchi, non con i giovani. Vecchi di frequentazione. È un parallelismo, è di tipo sinonimico, tra l'altro. Adesso che abbiamo in mente questi due concetti che sono abbastanza semplici, ma chi non li conosce viene spiazzato da questi testi, cioè sono testi di narrazione popolare, non di narrazione frutto di ricerche accurate, resoconto ordinato, e sono testi che vanno letti con la mentalità orientale. Mentre il resto del Vangelo di Luca, dove non ci sono le glosse, si può leggere benissimo il testo con la nostra mentalità occidentale. Fate queste premesse, siamo al capitolo 1, versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. L'ora dell'incenso è la sera. Quelli che noi chiamiamo i vesperi. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebriante, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio». Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele e sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto nelle mie parole che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Al 6° mese di Elisabetta, l'angelo di Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Anche il nostro amico Zaccaria è turbato. Qual è la differenza fra i due turbamenti? Il biblista dovrebbe sempre tacere perché è bifolco quando fa le domande.
Ma invece no, è importante, perché se voi notate, l'angelo resta turbato a causa della presenza. Scusate, Zaccaria resta turbato a causa della presenza dell'angelo. Maria resta turbata dalle parole. Quindi quelle stupidaggini che ogni tanto si sentono dire, anche da certi miei confratelli, un po' presuntuoselli a dire il vero, che Maria è rimasta turbata perché gli era apparso un bel giovanotto, beh, questa è una stupidaggine proprio piramidale. Perché il testo dice con chiarezza, a queste parole ella rimase turbata. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà... Fra parentesi, avete sentito qualcosa? Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai a luce e lo chiamerai Gesù. Sono le stesse parole del profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, di là qui Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E nessuno fa una piega. Zaccaria, state attenti a quello che la domanda che fa. Come potrò mai conoscere questo? Maria Vergine dice come avverrà questo. Dove sta la differenza? Zaccaria vuole indagare sui misteri di Dio. Lei dice, io so che si diventa madri in un modo, si va a letto con un uomo. E io dice, non l'ho mai fatto. Dove sta allora la differenza? Zaccaria è quello che vuole entrare nei progetti di Dio, mettere il naso su ciò che Dio pensa. Lei invece no, dice, io mi trovo impossibilitata ad essere aderente a ciò che tu mi dici perché io non sono andata a letto con nessuno. Lei, Maria, lavora su se stessa, sulla propria vita. L'altro mette il naso sugli affari altrui. Questa è una grossa differenza. E l'angelo dice, tu sugli affari altrui non metti il naso. Trac! Mentre invece Maria, che risponde badando a se stessa, questo è un grande principio del dialogo tra di noi. Non si dice mai, tu mi hai offeso. Si dice sempre, io mi sento offeso dalle tue parole. Io mi sento offeso. Si parte sempre da sé. Le cose stanno così, no? Da quello che io vedo, le cose potrebbero stare così. Perché quello che tu vedi non è necessariamente un qualche cosa che un altro può condividere. Parti sempre dal tuo io. Non attribuire un dato universale al tuo modo di vedere. Non attribuire agli altri colpe nei confronti dei sentimenti che tu stai vivendo. Io, parti da lì, non offendi nessuno. E Maria giustamente dice, come avverrà questo poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Queste sono due affermazioni che riportano all'Antico Testamento e descrivono il comportamento di quella nube misteriosa che scendeva sull'arca dell'Alleanza quando il popolo di Israele, lungo l'Esodo, si fermava, faceva il campo, deponeva l'arca e Dio, per dare un segno che si trovava in mezzo alla gente, scendeva e copriva con la sua ombra l'arca dell'Alleanza.
E l'angelo adopera la stessa espressione dell'Antico Testamento. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Detto in termini pordenonesi, l'angelo dice, se non mi credi, va a vedere tua cugina, quello è il segno che ti do. Lei era sterile e invece è incinta al sesto mese. Dunque l'angelo ha piena consapevolezza che ciò che sta dicendo a Maria Vergine è qualcosa di immenso, di grosso. E per questa ragazzina, che ha avuto una buona educazione sessuale, era impossibile pensare ad una maternità diversa dal modo naturale. E l'angelo le dice, non sta a preoccuparti, con te le leggi di natura vanno da un'altra parte. Allora Maria disse, sono d'accordo? Non ha mica detto sono d'accordo. Sta ragazzina qua aveva un caratterino di quelli che te li raccomando. Dice, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Io non ho capito niente. Però, se tu dici che le cose andranno così, va bene. Ma non dice sono d'accordo. E non dice neanche grazie, perché è un onore essere madre del Messia. Se notate, è anche maleducata la fringuella. Adesso vediamo cosa succede. L'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha ballato, danzato, non sussultato». È lo stesso verbo che viene adoperato nel testo greco del Libro delle Cronache, quando si narra cosa Davide facesse davanti all'arca quando lui decide di portare l'arca in Gerusalemme. L'arca viene portata in maniera processionale, trionfale, dentro a Gerusalemme e lui danza davanti all'arca. La stessa cosa fa il pupetto dentro al grembo di sua madre, danza, ha sussultato, traduzione sarebbe ha danzato di gioia nel mio grembo. Di solito le mamme dicono scalcia. Ecco, qui c'è una specie di felice equivoco fra i due verbi. Invece di dire scalcia ha detto balla. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. Tenete presente che anche qui c'è un errore di traduzione. Nel versetto 48 il testo originale dice perché ha guardato l'umiliazione, non l'umiltà. L'umiliazione della sua serva, voi non dovete meravigliarvi, perché i miei colleghi, io sono vetero testamentarista, l'ho detto da sempre, i miei colleghi neotestamentaristi ogni tanto vengono presi dalla poesia e vai. Ma perché è importante lasciare l'umiliazione della sua serva e non l'umiltà? Perché l'umiltà si dice in un'altra maniera. Perché questo testo Maria Vergine non l'ha mai detto. Questo è un testo della Chiesa ellenistico-cristiana che ringrazia Dio perché è morto Erode Agrippa I a Cesarea. Siccome Erode Agrippa I è il persecutore della Chiesa ellenistico-cristiana, quando muore la comunità ringrazia il Signore di essere liberata
da quello che la perseguitava. E allora la comunità dice: tu hai guardato l'umiliazione della tua serva. La serva è la comunità. E l'umiliazione è la persecuzione che stava vivendo. Non preoccupatevi, il Magnificat Maria lo ha detto in un altro modo. Questo non è il suo. Luca ha pescato dal patrimonio degli inni della comunità nascente, ne ha preso uno, lo ha ritoccato e lo ha messo in bocca a Maria. Ma questa è un'antichissima preghiera dei nostri fratelli della prima ora. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio. Dimmi tu se una mamma incinta che ha bisogno di dolcezza parla di guerra. Il braccio di Dio è Dio guerriero. È un'espressione che viene direttamente dall'Esodo. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo testo è molto interessante perché, linea 54, la Chiesa nascente come si considerava? Versetto 54. Versetto 54 è importante, sì, perché? Perché qui voi notate come la Chiesa nascente si considerava il vero popolo di Israele. Dopo il 70 d.C., gli ebrei cacceranno i cristiani dalle sinagoghe. C'è una spaccatura definitiva. E la Chiesa non si chiamerà più Israele. Si chiamerà Ecclesia e basta. Qui invece siamo ancora in quel periodo, prima del 70, quando la Chiesa diceva noi siamo il resto di Israele, cioè i migliori, quelli che hanno riconosciuto il Messia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. 3 mesi. Versetto 26. A quale mese era Elisabetta? Vero? Io ho avuto poca educazione sessuale in seminario, quasi nulla. Però questo sì me l'hanno insegnato. Ora, voi donne, quando avete più bisogno di aiuto? Prima della nascita o dopo? Allora, se Maria va da lei, sta 3 mesi e poi taglia la corda. Quando è che taglia la corda, scusate? Quando nasce, cioè nel momento in cui Elisabetta aveva bisogno. Allora, Maria è andata per aiutare Elisabetta? È chiaro. Basta prendere il testo e leggerlo e adoperare quei 4 neuroni che abbiamo svegli ogni tanto. E perciò certe stupidaggini che sentite, accoglietele, fate un sorriso benevolo, ma sappiate che sono stupidaggini. È scritto. È lì. Non è inventato niente, mentre invece è molto inventato chi dice è andata per aiutarlo. No, non è scritto che è andata per aiutarlo. È scritto che l'angelo gli ha detto vai, la cosa che ti dico è troppo grossa per essere creduta, ti do un aiuto, ti do uno scivolo, ti do un segno, vai, constata il segno. Lei va, aspetta che il bambino nasca, questo è la completezza del segno e poi dice sono a posto. Quel mistero che Dio mi ha annunciato, allora, oh, è una cosa seria, devo crederci. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei.
8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino. 8 giorni vuol dire una settimana, perché l'ebreo aveva il vizio di contare i giorni partendo. E quindi noi diciamo, ancora nella nostra dicitura, oggi 8, per dire domenica prossima. Oggi sta avvenendo qualcosa. Nella numerologia comune noi diciamo quanti giorni mancano a domenica? Beh, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 7. Ci dimentichiamo di contare l'oggi. Però nella dicitura popolare si dice oggi 8. Cioè, la dicitura popolare conta come l'Oriente, partendo dal giorno in cui tu parti con il conto, non saltandolo. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenno a suo padre come voleva che si chiamasse, e gli chiese una tavoletta, non un block notes, una tavoletta. Tavoletta di cera, il quadernetto degli studenti romani. Certo. E scrisse: Giovanni è il suo nome. Noi abbiamo in italiano 1, 2, 3, 4, 5 parole. In ebraico bastavano 2 parole. Yohanan Shemo. Shem, nome, o suo. Verbo essere non si mette perché non si adopera la copula. E quindi Yohanan Shemo, bastavano 2 paroline, una tavoletta piccola. Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca, gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e tutta la regione montuosa della Giudea, Sud, Nazareth e in Galilea. Vedete quel C sulla destra sopra il lago di Genezareth? Andate un po' in parallelo, pizzichino più in basso, c'è Nazareth. Nazareth è più o meno al centro del quadrato più alto, Gerusalemme è al centro più o meno del quadrato più basso. Dunque, dalla Galilea Maria scende giù in Giudea, perché la città di Elisabetta è giù al sud. Qui lo dice con estrema chiarezza. Bene. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai di questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo. Prima di vedere se cosa profetizza, vi pregherei di tornare al capitolo 1, versetto 5. Chi era Zaccaria? Un sacerdote. Il sacerdote di che tribù è? Di Levi, chiaro? Tenetelo a mente. Tutti i preti sono della tribù di Levi, perché si diventava preti per nascita. Adesso ascoltate il Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo. Davide è della tribù di Giuda. Cosa c'entra? Qui siamo in casa di Zaccaria. Nasce un pretino mignon, che è Giovanni Battista. Cosa c'entra Davide? Questo è un altro inno della Chiesa nascente, sempre nato in quell'occasione che vi ho spiegato. Infatti, provate a prestare attenzione il perché questo canto gioisce. Come aveva detto, siamo al versetto 70, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici.
Che nemici ha Zaccaria? Nessuno. La Chiesa nascente ne aveva. E dalle mani di quanti ci odiano, così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai... Questa è l'aggiunta lucana, quella che ha fatto diventare zaccariana questa preghiera. Dal versetto 76 fino al versetto 78, forse 77, è una glossa sul canto originale. E tuo bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli la strada, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio. E anche qui un po' di martellate sulla punta delle dita a qualche mio collega non starebbe male, perché ci visiterà un sole che sorge dall'alto, quando il testo greco ha un aoristo. L'aoristo è un passato. La traduzione è: ci ha visitato un sole che sorge dall'alto. Ed è in perfetta consonanza con il versetto 69. Ha suscitato per noi, nel passato, un Salvatore potente, che vuol dire che il Messia è già nato. Perché in greco non è scritto Salvatore potente, è scritto un corno di salvezza, che nel mondo biblico è il nome del Messia, uno dei nomi del Messia. E quindi il canto dice: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un corno di salvezza. Cioè, ha suscitato per noi il Messia, ma è già suscitato, è già nato, è già avvenuta la salvezza. E quindi, giù al versetto 78, ci ha visitato un sole che sorge dall'alto. Se voi andate nel testo greco, c'è l'aoristo. Non succede niente, la fede non viene toccata, assolutamente. Però questi trucchi non mi piacciono, perché con il testo bisogna essere onesti. Allora il cristiano, quando legge, dice: ho capito. O forse dice: non capisco, ma mi informo. Ma se legge questa traduzione, tutto è pacifico. Zaccaria prega prima che Gesù nasca e quindi ci visiterà un sole che sorge dall'altro, altro nome del Messia, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra di morte, dirige i nostri passi sulla via della pace. Il bambino cresceva, quindi Giovannino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse in quei giorni. Vi rendete conto che non è ricerca accurata? Non c'è nessuna data. È l'8 avanti Cristo. Questo non lo sappiamo dai Vangeli, ma lo sappiamo dall'archeologia, il Monumentum Anciranum, dove sono state trovate le res geste divi Augusti, incise nell'arco di trionfo ad Ankara, dove Augusto umilmente dice tutto quello che ha combinato, e tra questi anche tre censimenti. Il secondo è dell'8 avanti Cristo, che verrà celebrato nel tempo successivo, 7 e 6. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Noi facciamo il censimento a casa nostra. A quei tempi si andava a fare il censimento nel luogo di nascita. Io il censimento l'ho fatto qui a Pordenone. Fossi vissuto 2000 e rotti anni fa, sarei dovuto andare a Cordenons. An-
anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea. Noi diciamo, no, discese. No, salì, è giusto. Perché se qui, se noi guardiamo in orizzontale il territorio, qui c'è la Galilea, qui c'è la Samaria, qui c'è la Giudea, si sale. Perché la Galilea è più pianeggiante che non la Giudea. La Giudea è montuosa e bisogna salire fino a 700 metri sul livello del mare. Grande salita, poco più di una collina. Però per loro è una grande montagna, la montagna di Gerusalemme. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide, e doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Quanti? Quanti figli? Ma se è primogenito? Che facciamo? Qualcuno può pensare quello che vuole, ma noi vi diamo una risposta molto semplice. Vediamo brevemente se riesco a trovare da qualche parte, perché ve l'ho messo, sono sicuro. Da qualche parte l'epitafio di Arsino è, sì, siamo alla linea 96. Diede alla luce il suo figlio primogenito, ci siamo? Sul foglio. Lì avete, per gingillarvi gli occhi, anche la frase greca. Kai eteken ton uion autes ton prototokon. Diede, kai eteken vuol dire partorì. Diede alla luce una forma molto nobile, nel testo greco dice partorì. Ton uion, il figlio, autes, autes, è strano. Autes vuol dire di lei, i figli non sono della moglie, i figli sono del marito. Sto parlando del mondo orientale, eh? E quindi avremmo dovuto trovare kai eteken ton uion autu, non autes. Che si capisce. In questo caso il marito non c'entra, è proprio solo suo e del Padre Eterno, e quindi ha messo giustamente, questo è un pronome, non è un aggettivo, è un pronome personale, sarebbe il figlio di lei. Poi noi traduciamo con un aggettivo possessivo. E partorì il figlio suo, il primogenito. Questa parola nel greco che si parlava in Oriente indicava colui che promuoveva al grado di mamma la moglie e al grado di papà il marito. Il secondo genito non promuoveva la moglie come madre, lo era già. Perché sappiamo che il prototokos, il primogenito, poteva essere anche l'unico genito, non necessariamente il primo di altri fratelli. Il nostro uso è il primo di più fratelli. Nell'Oriente no. È colui che promuove i genitori a papà e mamma. Perché è stato trovato una iscrizione greca degli ebrei d'Egitto, quindi è stato trovato in Egitto, e viene chiamato l'epitafio di Arsinoe. Arsinoe è una giovane donna che mentre Maria Vergine dava alla luce Gesù a Betlemme, lei lo dava in Egitto, solo che Maria Vergine sopravvive al parto e lei ci resta. E il marito, che voleva un mucchio di bene a questa donna, fa scrivere un epitafio in greco dove si dice che lei morì dando alla luce il suo primogenito. Ed è chiaro che un secondo genito questa donna non l'ha mai avuto. Ovvio. Quindi
Primogenito significa colui che promuove a papà e mamma i due sposi. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Dov'è che Gesù ha celebrato l'ultima cena? Sì, è il luogo esatto, come si chiama? Cenacolo. Non è un alloggio, è una stanza al piano superiore, lo dice il testo biblico. Catalima in greco vuol dire stanza. Questa è una catalima. Non vuol dire albergo. Gesù non ha, o alloggio. Gesù non ha celebrato l'ultima cena in un alloggio. L'ha celebrato nella stanza del piano superiore. I miei amici neotestamentaristi sono persone molto fini, lavorano di concetto. Noi invece veterotestamentaristi lavoriamo anche di mano, perché gli scavi archeologici li facciamo noi, non loro. E forse loro non sanno come è fatta una casa ebraica normale di quel tempo. Voi tagliate a metà questo stanzone, forse anche più piccolo, un terzo di questo stanzone, quella era la casa ebraica, tutto lì. Lo stanzone faceva da camera da letto, da cucina, da salotto, da bagno, tutto. 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 E lì al posto di quel corridoio c'era una piccola cameretta dove c'erano gli arnesi di lavoro, le anfore, e di notte, per non farsi rubare la Maserati, prendevano la Maserati, che era il mus, e lo mettevano lì. E siccome il mus di notte rompe l'anima, perché se si mette a arrabbiare è peggio della sveglia, allora per tenerlo buono c'era una piccola paretina divisoria tra la grande stanza e questa stanzetta. E su questa paretina divisoria piccola, bassa, nel muro avevano fatto un incavo dove mettevano un po' di paglia in modo che l'asino durante la notte, se aveva gli incubi, mangiasse e occupasse la bocca su altre cose, non sul radio. Quella è la mangiatoia dove è stato messo Gesù. Tenete presente dove vengono, dove avviene il censimento? Nel paese natale. Quanta gente c'era in questa casa dei nonni? Era piena. E questa ragazzina, dodicenne, tredicenne, quattordicenne, si sposavano presto in Oriente. Scusate l'espressione molto dura, deve allargare le gambe in pubblico. Gli danno la stalla, gli danno questo ripostiglietto. Nella povertà c'è anche una grande dignità, è una riservatezza. E quando Gesù nasce, cluc, culla incorporata nell'abitato. Questo è accaduto. E la tradizione del bue e dell'asino nasce dal fatto che c'era l'asinello. Capite? Dietro a questa semplice frase voi trovate questo quadro. Per loro non c'era posto nella stanza, perché non è dignitoso che una ragazzina metta al mondo una creatura in mezzo a questo casino di gente che era venuta per il censimento. Riservatezza. Nella povertà il massimo di delicatezza possibile in quella situazione.